Eccoci con coach Mattia Ferrari. Mattia, ci siamo, l'attesa è finita, domani la partenza per Rieti e poi finalmente la prima giornata di campionato. Subito una prima giornata, un esordio molto impegnativo con la Real Sebastiani, squadra molto attrezzata e molto ambiziosa. Vi chiedo quali sono le emozioni vostre e tue dei ragazzi per cominciare questa avventura con un incontro così importante. Beh, c'è grande voglia, le prime volte sono sempre quelle più sentite. Iniziamo su un campo tra i più difficili, loro hanno una struttura di squadra veramente importante, sono i favoriti di questo campionato, ma noi andiamo lì per giocare una partita tosta perché siamo una squadra vera, anche noi a nostra volta una squadra importante che vuole dimostrare di valere le parti nobili della classifica. Sabato scorso abbiamo chiuso il precampionato con un'ottima amichevole qui in casa contro Cesena. Ti chiedo in settimana se i ragazzi hanno dato continuità a quanto di buono ha fatto vedere nell'amichevole di sabato scorso, insomma, che sensazioni ci sono dal punto di vista tecnico. Per quel che vale, è stata la prima settimana dove abbiamo fatto 4 volte allenamento con tutti gli effettivi a disposizione, già questo non è male, perciò il preludio a un disastro finale. No, a parte gli scherzi, è sicuramente un buon viatico il fatto che la squadra abbia lavorato tutta compatta, unita e che si sia preparata senza intoppi. Per cui da questo punto di vista, questo non solo per la partita ma per la nostra stagione, perché logicamente una stagione importante è fatta da allenamenti, da una crescita comune che deve essere assolutamente assecondata dalla presenza dei giocatori. Ultima cosa che ti chiedo, che partita dobbiamo aspettarci domani contro Rieti? Ovviamente come è stata preparata, cosa pensi che potremo vedere da casa? Mi piacerebbe vedessimo una vittoria di Rimini innanzitutto. Secondo, dobbiamo aspettare una partita molto fisica, una partita tra due squadre che hanno giocatori che si conoscono molto bene, tra due squadre che sono preparate. Rieti ha uno dei migliori allenatori in assoluto del campionato di Serie B, con una carriera che parla per lui, per cui mi aspetto una partita di intensità, di fisicità, già un livello almeno dal punto di vista dell'impatto fisico molto alto. Mattia, non mi resta che farti un grandissimo in bocca al lupo per questo inizio avventura e ovviamente forza Rimini. Crepi e Forza Rimini.